Una seconda top in un giorno! Che cosa sta succedendo oggi? È pazzesco! Come direbbe Junior. È strabiliante! Piccola altra top 5, stavolta a tema videogiochi. Era una cosa che volevo fare da molto tempo, ossia parlarvi dei 5 sistemi di creazione personaggi che più ho odiato nella mia vita. Quelli che fanno veramente cacare, anche se sono pure un po' carini, però, cioè, concettualmente c'è qualcosa di sbagliato di fondo. Che la comicità poi alla base di questi ultimi sia volontaria o meno. Fatemi sapere la vostra. Per un'alternativa al così brutti che fanno il giro diventano belli, in alcuni casi rifanno di nuovo il giro e ritorna a essere brutti. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 peggiori customization systems del proprio character nei videogames. Insomma, il sistema di creazione del personaggio. Facile. Alla numero 5 abbiamo aggeggio di metallo solido V, il fantomatico dolore. È quello del povero giocatore che viene costantemente bullizzato dall'uomo del quale si fida, sbagliando. Hideo Kojima, il signore di tutti i troll. Allora, in realtà è una pensata piuttosto geniale, devo ammettere, per rompere la quarta parete per la 700ª volta, così tante volte che mi chiedo se in primis sia mai esistita una quarta parete in questa serie. Ma l'orrore capovolto del peggior miglior sistema di customizzazione del personaggio di sempre parte dal fatto che tu inizi un gioco con Big Boss, giustamente, in cui mi chiedi di cambiare l'aspetto di Big Boss. Amico, io non voglio cambiare l'aspetto di Big Boss e mi incazzo anche se provi a obbligarmi. Oh, ma un dottore pittoresco ci spiega che no, dobbiamo, perché siamo in coma da 9 anni e siamo in pericolo, è necessario che ci faccia un'operazione chirurgica, e tu lì, ma io veramente no, ma scusa, ma io ho comprato sto gioco perché c'è Big Boss. No, David, vabbè, ma... I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however... Ok, ma che è sta merda? Metto sta barbetta, sti capelli, ma sono orrendo! Io voglio giocare con Big Boss, non con sto tizio! 3 ore di cambiamenti? No, ormai è fatta! Adesso ti hop, pam! Il dottore muore... perché lo ammazzano, e dopo tutta sta rottura di coglioni ci teniamo il grugno di Big Boss. Kojima. Kojima. Basta, dico, Very good. E alla numero 4, Sea of Thieves. Allora, magari è un'opinione impopolare, ma Dio mio quanto fa schifo il sistema di creazione dei personaggi che esiste ma non esiste, e l'ha ormai resa classica rollata di aspetti casuali dei quali non ve ne sarà uno che ti soddisfa, e che sembra fatta apposta per quello, per farti perdere la pazienza dopo 47 giri di smilzi arrogantelli con la faccia da toporatto malefico, Obelix in versione pirata e sicari messicani del cartello misti a Machete se fosse vissuto nel 1750. È un'orgia di miserabili con i quali non è che non vuoi giocare, decisamente non vuoi giocare, e che, essendo così grottesca, darà vita a scenette poi impagabili quando ci si metterà a suonare la giga, a ballare in quattro di una ciurma di obesi mentre si sta prendendo a cannonate e venendo presi a cannonate da un altro vascello con uno anche che fa la danza del ventre sull'albero maestro. È terrificante. Nulla da aggiungere, letteralmente, perché non puoi aggiungere nulla alla pietosità del tuo pirata da 4 soldi. Magnificamente ridicolo. E alla numero 3, Oblivion. Magnificamente ridicolo chi? Esclama Tess 4 nel suo splendore sempiterno anni 2000, che ancora reputo essere uno dei giochi più belli di sempre e comunque quello che più ho amato nella mia vita, perché più mi ha lasciato. Certo è che oggi mi rendo conto che quando nel 2006 esclamavo Dio mio, ma questa roba non si è mai vista, siamo nel futuro, guarda che grafica, è la realtà. Forse mi ero fatto trascinare un pochino, ma è stata anche questa la magia di Oblivion. Davvero non si era mai visto nulla di simile, e nulla di simile potrete mai vedere in nessun altro gioco, perché Todd Howard, nella sua profonda saggezza, sviluppò un sistema di creazione di incubi viventi, non di personaggi, degno di un capolavoro Bethesda, con l'imperatore che esclamava: You are the one from my dreams. Then the stars were right. This is the day. Amico, io non so tu che cazzo di sogni faccia o che acidi prenda prima di andare a letto, ma ne dubito fortemente. E se davvero sono io quello che hai visto nei tuoi sogni, siamo messi malino. Internet vede e provvede, e subito si usò questo orrore, come era giusto fare. Behold, in darkness a doom sweeps the land. E alla numero 2, COD Black Ops 3, sì, ops, purtroppo alla Treyarch ci siamo scordati di fare qualcosa di meglio per il sistema del personaggio. Qui si porta il ti voglio far scegliere ma anche no, quindi era decisamente meglio se non ti facevo scegliere, ma adesso che siamo qui scegli comunque, tra uno di questi 9 volti fissati non modificabili, assolutamente generici, non da eroi della situazione, nemmeno troppo vero bisteccone militare, perché sì, e tanti saluti, grazie, ora gioca a un nuovo livello. È un'evenienza davvero odiosa quello che ho appena descritto, veramente, ma allora non ce lo metto.
mettere, no? Il sistema di creazione personaggio è... non modifica. Impegnati, dico 2 ore in più, e pensa a un singolo modello, maschile e uno femminile, che abbia un certo carattere convincente. Dagli anche un nome, rendilo un vero protagonista. È molto meglio di mister attore di terza fascia, visto in 2000 altre volte, ma del quale non ricordi il nome, uguale altri 800. E che caspita, per la campagna poi, ma manco per l'online. Cioè, ma scusa. E alla numero 1, Pokémon Go. Ora, lascio a voi un commento che non deve essere per forza negativo, io non voglio lanciare il sasso dell'ingiuria. È solo l'esca, ma non do la mia opinione qui perché ci starei 3 ore. Però Pokémon negli ultimi tempi è stato criticato anche retroattivamente per la sua assenza di gender fluid. E voglio andare oltre il problema più ampio, che non è un problema perché a me non me ne frega una mazza, sono per una società inclusiva in cui ognuno può essere il mitico cazzo che gli pare, quindi. Però ecco, criticare un videogioco, anche i suoi capitoli di qualche anno fa, perché chieda se sei un bimbo o una bimba, mi sembra un po' extreme come cosa. Tuttavia puoi modificarla se vuoi per i capitoli successivi, quindi Pokémon Go si è riadattato evitando di chiedere maschio o femmina, ma chiedendo che stile vuoi. Va bene, è una cosa per favorire il non binario, ok? Ma allora per Diana, però almeno sullo stile impegnati, o comunque permettimi qualche modifica, perché è un gioco basato sull'esperienza social, e in questo caso l'avatar non è che è una cosa marginale, è tipo la cosa più importante, è fondamentale. L'unica cosa che posso cambiare è i capelli ingellati o no, il colore del cappellino e del giacchè. Ma chi cavolo se ne frega se è inclusiva? Ma anche no, poi Pokémon Go non è inclusiva, è un mondo di cloni, anzi è una distopia questa community, siamo tutti uguali. È delirante se ci pensate, no? There will be blood and death before the end.